Amici di Onda Libera, siamo all'alberghiero di Pesaro, dove si è appena concluso un intervento interessantissimo del magistrato Marisa Cagnino. Marisa Cagnino è un magistrato siciliano con un passato di lotta alla mafia che ha portato molte testimonianze di come ci si deve comportare per contrastare questo fenomeno deleterio, diciamo. Allora, secondo la sua esperienza, lo Stato come sta rispondendo all'attacco mafioso, chiamiamolo così? Negli anni lo Stato italiano ha subito innanzitutto tantissime vittime e quindi ha saputo reagire a seguito delle stragi al fenomeno mafioso e abbiamo tante leggi che aiutano e sostengono coloro che veramente vogliono ribellarsi alla mafia. E lo sostengono in tanti modi, perché c'è l'intervento a favore di chi ha denunciato e può ottenere risarcimento dei danni subiti a seguito di eventuali atti ritorsivi, e lo sostengono perché ci sono possibilità di costituirsi parte civile anche per le collettività, perché quanti comuni, enti pubblici hanno deciso di chiedere i danni alle associazioni mafiose anche nei pubblici dibattimenti, ed è un segnale importante che lo Stato fa di una scelta precisa contro la criminalità organizzata. Ci può parlare al meglio di questa legge, perché penso che non sia molto conosciuta e molto diffusa, perché sembra, insomma, una legge veramente un'arma notevole contro diciamo i fenomeni mafiosi. Sì, chi ha denunciato, perché il presupposto è questo, la denuncia, chi ha denunciato l'estorsione o anche l'usura, perché purtroppo anche il fenomeno dell'usura è un fenomeno che in questo periodo di crisi economica si sta diffondendo in maniera pericolosissima. Anche nelle nostre zone, da quello che sento dire. Purtroppo. Chi denuncia ha la possibilità di ottenere un risarcimento non soltanto dei danni materiali subiti, ma anche del mancato guadagno, quindi l'imprenditore che ha dovuto tenere chiusa l'azienda a seguito dei danni materiali avrà, sulla base delle denunce dei redditi precedenti, una somma che equivale a quello che avrebbe guadagnato nel momento in cui l'azienda fosse rimasta aperta. E chi ha subito l'usura ha anche la possibilità di ottenere dei mutui agevolati che possano servire a ripianare tutti quei debiti che purtroppo chi è vittima di usura ha contratto anche in maniera abbastanza avventata. Sono interventi che lo Stato fa perché vuole dimostrare in questo modo di dire no alla mafia e di volerla sconfiggere in tutti i modi, ma la sconfitta non può nascere soltanto dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine, dalla magistratura. La sconfitta deve nascere da tutta la collettività, deve essere tutto lo Stato, ogni persona che nella propria vita deve dire un no netto e preciso. E un'altra domanda: è sufficiente denunciare o è necessario che la denuncia poi arrivi a una sentenza di condanna? Allora, è sufficiente denunciare, però è chiaro che non basta dire ho subito un danno, bisogna collaborare con le forze dell'ordine. Certo. E ora non è obbligatorio ovviamente ottenere un'intercettazione o altro, però se le forze dell'ordine riescono a catturare sulla base delle dichiarazioni della persona offesa un soggetto e portarlo a giudizio, è chiaro che la vittima deve avere tutto l'interesse, non bisogna avere paura, deve essere la prima persona, la vittima, ad essere interessata a che il colpevole venga assicurato alla giustizia, e con la collaborazione della vittima, solo con la collaborazione della vittima si riesce a sconfiggere l'estorsione e l'usura, perché la vittima lo conosce il colpevole. Certo, certo, certo. Non è come in uno scippo, in una rapina, che è un reato che si consuma in un attimo, addirittura in un momento in cui neanche sei a conoscenza che stanno commettendo il reato. Certo, certo, sia certo. L'estorsione che l'usura creano un rapporto fra la vittima e il colpevole, quindi la collaborazione della vittima è essenziale. Bene, grazie per questa preziosissima testimonianza. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.